Il matrimonio è il cammino insieme di un uomo e di una donna in cui l'uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo. Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa in cui ha celebrato nella Basilica di San Pietro il rito del matrimonio di 20 coppie della diocesi di Roma di diverse fasce di età. Hanno concelebrato con il Papa il cardinale vicario Agostino Vallini, Monsignor Filippo Iannone, vicegerente e direttore del centro per la pastorale familiare della diocesi e 40 sacerdoti amici degli sposi. È incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in una famiglia, ha detto il Papa. Il matrimonio è simbolo della vita reale, non è una fiction, ha aggiunto Papa Francesco. Il matrimonio è la reciprocità delle differenze, non è un cammino liscio senza conflitti, anzi è un viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte appunto anche conflittuale. Per questo il Papa ha osservato che non bisogna mai finire le giornate senza aver risolto gli eventuali dissidi della convivenza. Sì,